Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video qui su SV Design. Oggi parliamo di Lightroom CC, o meglio il nuovo Lightroom Classic CC, nuovo aggiornamento uscito da casa Adobe che ci permette di fare due nuove funzioni, ovvero una selezione avanzata che ci permette di avere delle modifiche sempre più precise grazie al nostro Lightroom senza andare a toccare Photoshop e qualche bug fix più una promessa di velocizzazione del nostro Lightroom che ancora non ho avuto modo di vedere perché non mi pare che il mio Lightroom vada così lento da notare questo miglioramento, ma magari chi ha il PC più lento del mio potrà notare questa differenza di velocità. Ad ogni modo, bando alle ciance, andiamo a vedere questa nuova funzione per scontornare le nostre foto, le nostre parti di foto e andare a ritoccare sempre in maniera più precisa. Apriamo la nostra foto, in questo caso andiamo ad aprire questo giocatore di volley. Come vedete è una foto abbastanza banale, però il giocatore ha questi pantaloncini verde acido che non mi piacciono più di tanto. Vorrei ritoccarli, vorrei farli o più chiari o più scuri o cambiarli colore, qualsiasi cosa. Potrei andare a scontornarli in qualche maniera, potrei agire tramite l'HSL, quindi modificare il verde in questa maniera. Però se c'è verde nella mia immagine potrei andare a toccare altro, quindi devo fare per forza col pannello il pennello di regolazione. Ma nel nostro caso il pennello di regolazione o dobbiamo usare la maschera automatica oppure dobbiamo andare lì a sbatterci un po' per selezionare tutto, possibilmente con una tavoletta grafica. Con la nuova funzione di Lightroom Classic CC abbiamo la maschera su intervallo, che può essere intervallo colore o luminanza. Su questa foto andremo a occuparci dell'intervallo colore, perciò io prendo la mia maschera, tutto annullato, faccio mostra maschera e vado a pennellare in maniera abbastanza imprecisa sul pantalone verde. Guardate, lo faccio volutamente a caso, così in maniera molto rapida. A questo punto, dopo aver fatto questa selezione orrenda, vado a selezionare da maschera intervallo la funzione colore e viene fuori questo diciamo pannellino. Abbiamo una pipetta dove selezionare il colore o l'intervallo di colori e un fattore che va ad aumentare o diminuire la tolleranza. Perciò con la pipetta io vado a selezionare qui, ovvero dove c'è il mio verde, che adesso vedete giallo perché la maschera è rossa. Quindi io clicco e in un semplice click, come vedete, la mia selezione del verde è diventata precisissima. Ovviamente tenendo premuto il pulsante Shift, ovvero il maiuscolo su tastiera, la pipetta diventa una più e possiamo campionare più colori. In questo caso secondo me non serve perché possiamo semplicemente aumentare il fattore. Vedete? Qua non ho preso bene, quindi posso andare a ripennellare e la cosa bella è che posso pennellare quanto voglio perché ormai la maschera è fatta e non va fuori di quel colore perché è già stato campionato il colore. A questo punto posso disabilitare la mia maschera, la visualizzazione della mia maschera, e dai semplici pannelli di sopra posso andare a incrementare il colore, cambiarlo, applicargli ad esempio il rosso che abbiamo visto che esce un bellissimo giallo, magari mettere un po' di chiarezza per i dettagli e scurirlo un po'. Perfetto, 10 minuti, scontornamento, ritaglio, ritocco e abbiamo fatto. Questa era la maschera di intervallo colore. Ma veniamo all'altra funzione che la ameranno coloro che fanno via latte, fotografia notturna, oppure semplicissimi paesaggi, che è la maschera di intervallo luminanza. Cosa ci permette di fare la maschera di intervallo luminanza? Ci permette di selezionare ad esempio il cielo sovraesposto o una parte chiara, ma anche una parte scura volendo, e ci permette di isolarla senza andare a ritagliare o scontornare precisamente il cielo. Come facciamo? Stessa cosa, pennello di regolazione, pennellate a caso, mostriamo sempre la maschera, guardate, passo anche sopra gli alberi in maniera così del tutto imprecisa. A questo punto maschera intervallo luminanza
e vengono fuori questi due cursori. L'intervallo ci permette di andare a selezionare l'intervallo di luminanza, ovvero qua togliamo le parti scure, qua togliamo le parti chiare. L'uniformità ci permette di sfumare questa maschera oppure di renderla netta. Se io tolgo da questa parte, guardate, vado a togliere le parti chiare e seleziono solo le parti scure. Da quest'altra parte invece, visto che noi vogliamo il cielo, andiamo a togliere le parti scure, quindi gli alberi, fino a che non abbiamo selezionato solo il cielo. Con l'uniformità, se la aumentiamo, vedete, la sfumatura aumenta e va a riprendere un po' le parti scure. Togliendole invece abbiamo qualcosa di più netto, però non abbiamo i bordi ben scontornati. Quindi possiamo giocare con questi due parametri fino a che non abbiamo un qualcosa di preciso, come in questo caso secondo me. Dopodiché possiamo togliere la maschera semplicemente e andare a ritoccare l'esposizione, oppure possiamo aumentare i blu, vedete, o mettere un po' di rimozione foschia. Magari l'esposizione la riportiamo su. E abbiamo ritoccato il nostro cielo in 5 secondi, veramente. Senza star lì a ritoccare la nostra immagine, a scontornare precisamente o senza passare da Photoshop. Cosa ne penso? Penso che questo strumento va a colmare, secondo me, la grave mancanza che c'era tra Lightroom e Capture One, ovvero quella della gestione avanzata dei colori, perché Capture One permetteva di selezionare col campioncino un colore e andare a modificarlo. Adesso, grazie all'intervallo colore, all'intervallo luminanza, possiamo andare a eseguire la stessa funzione ma in maniera più mirata tramite le maschere col pennello. Quindi diciamo che viene quasi aumentata la funzionalità di quella di Capture One, quella dell'editor avanzato colori. In più, con la maschera di luminanza, secondo me modificare una Via Lattea viene ancora più semplice, perché se voglio ritoccare solo le parti buie per illuminarle, con la maschera di luminanza vado a selezionare solo le parti buie e aumento la luminosità, oppure potrei rendere più nitide solo le stelle prendendo la parte più chiara. Insomma, potrei sbizzarrirmi in maniere totalmente assurde o comunque molteplici, e quindi potrei andare a fare una foto ritoccata perfettamente senza dover passare in Photoshop, senza dover creare un TIFF che mi va a occupare spazio e senza appunto utilizzare altri strumenti o plugin. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, di queste nuove funzioni di Lightroom, e se le avete aggiornate e quindi provate qui sotto nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi al mio canale per nuovi aggiornamenti e ci vediamo come sempre in un prossimo video.